In diretta, ok. Buonasera signori e signori, eccoci qua, ritornati nel salotto dello scarabocchiatore. Dopo un anno di assenza sono ricomparso. Buonasera a tutti. Intanto ne approfitto perché mentre il maestro Bianchini sta cambiando posizione, sta andando in un'altra postazione, scusate, in un'altra stanza, perché purtroppo abbiamo dei problemi tecnici di linea. Capita. Io intanto cosa faccio? Mi metto un po' a condividere diretta live perché stasera sono solo, i miei collaboratori non ci sono e quindi io come ho sempre fatto faccio da solo, che me frega a me, in diretta con il... Come state? Da quanto tempo non ci sentiamo tutti? Purtroppo io sto facendo milioni e milioni di cose, io credo che abbia anche già fatto Bianchini, credo. Il maestro. Allora, mentre facciamo sta cosa, gruppo, io condivido un po' dei miei gruppi in diretta live. Stasera, ragazzi, è una bella puntata col botto perché presentiamo il nostro... Ah, nei gruppi non posso condividere. Che schifezza. Io mi ero dimenticato che poi Facebook mi ha bloccato definitivamente. La sapete, no? La sventura che ho passato in questi giorni. No, non ho ancora fatto il maestro. Allora, noi intanto sto facendo varie condivisioni. Un attimo. Come state? Che mi dite? È molto inusuale vedermi qui, giusto? In diretta. Ah no, si sta ancora aggiustando. Intanto io condivido un pochettino in diretta live con Bianchini. Ragazzi, ci sono tante novità, l'avete visto? Insomma, è uscito proprio Bianchini. Vabbè, è uscito proprio. Vabbè, non è un problema, ritornerà. Ritornerà in... Sono contento, sapete perché? Perché non la facevo da tanto tempo, purtroppo sono pieno di lavoro e non riesco più a seguire tutto. Però sono contento perché mi mancava, dico la verità, la diretta. Mi stanca tanto con Bianchini. Mi stanca davvero tanto perché poi dopo una giornata di lavoro intensa pure. Ok, adesso che abbiamo caricato tutto, che dobbiamo fare un po' di like. Ragazzi, io non la faccio da tanto, voi siete abituati. Ecco qua Bianchini. Maestro, Mi c'è buonasera. sempre in attacca sola. Buonasera. Però ti senti, vedo e ti sento adesso. Buonasera. Mi vedi meglio? Sì, io ti vedo meglio. Meglio? Sì. Sì, sono un po' sfalsato però. No, però ti vedo, cioè almeno che ti vedo. Ti vedo. Su Marte. Qui su Oh, ma... Marte Dici. funziona così. No, perché noi, sai cos'è il fatto? Tu lo sai ormai, da quando ci conosciamo, tu sai le mie sventure, no? Mi tirano i piedi ogni volta e quindi tanto coinvolto pure a te stavolta. Dai, c'ho due tacchi adesso. Ma si vede bene, si sente bene. Allora, innanzitutto, come stai? Bene, dai, tutto a posto. Lo Sono appena tornato dal dietologo. so, lo Sì, stavo mi ha mettendo fatto i in giro. complimenti. Perché sono calato 4 Ma t'hanno messo a stecchetto? kg. Pure Sì. Ma vabbè, te sei giovane, io sono un po' più sto giovane, sì. stagionato. Anche perché l'ultima volta che ci siamo visti non a Torino ci siamo visti, sì, ma prima ci siamo Sì. visti a Lucca, se ti ricordi, noi eravamo un po' sovrappeso io e Tu soprattutto. io c'avevo una panza, no? Io mi ricordo statuto. Sembrava un canguro con questa cazzo di pancia e poi nelle foto si vedeva, no, scartate tutte le foto, tutte le ho tagliate. Mi fa bene. Vedere le foto che abbiamo fatto insieme, tutte tagliate, so. Mi raccomando, Darigio, quest'anno non vieni a Lucca. che ce l'ho. Vabbè. Allora, io dovrei, non ti dico nulla perché c'è una incertezza, ma se tutto va bene, ci vediamo. Va bene. Sei contento? Sei contento? Sei Se tutto contento? va Ti bene, devo... scusa che mi sono spostato.
Se tutto va bene, vengo. Se c'è qualche intoppo, non posso venire. Insomma, dipende da una piccola cosa. Dobbiamo fare serena, capito? Va bene? Ma io, Allora, se vieni giovedì e venerdì però. spacchiamo. Spacchiamo. Giovedì, venerdì, se vengo io. La folla. Ci vengono i nipoti, guarda. Il corteo che ti segue. Il corteo. Allora, mo, facci miseria. Io arrivo, io che sei la prima diretta che faccio dopo un anno, cazzo, abbiamo iniziato proprio malissimo. Però una femminuccia potevi mettercela. E dov'è? Eccola qua, la vedi? No, Sul non si quadro. vede. Andrea Parì. Ciao Andrea, benvenuto. Ci sono 4, 5, insomma, stanno entrando un po' di persone. Vabbè, non sono più abituati, allora devi sapere che le dirette serali non le stiamo facendo più, noi le stiamo facendo il mattino e il pomeriggio. Perché io la sera non ce l'ho, tu lo sai, faccio tardi. Ora è inusuale, abbiamo visitato un po' di persone 3 giorni, ma giustamente qui la pubblicità dovrebbe essere 6-7 giorni, se per essere completa, no? Per prendere un sacco Va di gente. bene, dai, si Ma fa comunque, tanto per fare vabbè, due chiacchiere. bravo. Allora, vogliamo presentare questo gingillo che abbiamo. Oh, Luigi, l'ho chiamato, è venuto. Luigi, subito. Io non vedo, chi è collegato, quindi. E te lo dico io, aspetta, ma ti faccio vedere. Allora, vedi, ti No, stanno vabbè, tanto. salutando. Salutano, vedi? Ma ce ne sono. Ci sta anche Luigi, che sarebbe uno dei tanti che ha prenotato l'artbook e ti ha chiesto Dylan Dog a tuo piacere, se non ci va, tuo Sì, ricordo. allora, i tre per Luca li ho già bozzati tutti e tre. Allora li possiamo anche far vedere. Uè, Alessio, pure tu. Vedi che pure Alessio ha pigliato, ma sono tanti. Eccolo qua un altro. Bene. Anche, ma anche Massimo, anche Massimo l'ha presa, eccolo. Oh, stanno trasendo tutto. Allora, io dunque. No, scusa, posso dire una cosa? Scusa se ti Vai. interrompo. Scusa, poi non dico più niente, giuro, mi taccio. No, no, Ragazzi, parla, parla, non dica parla solo ragazzi, in io. realtà non esiste l'artbook, ci siamo fottuti i soldi. Sì, abbiamo fottuto 200 euro, per ora. Ci ripigliano subito. Non andiamo da nessuna parte. Stiamo scherzando. Allora, Io prego. spero si veda un po', Allora, per abbastanza farti vedere bene. bene, ti faccio vedere come si fa. Aspetta. Perché purtroppo. E dove sto io non c'è un gran Ecco qua, vai. segnale. Non c'è un gran segnale, sono dovuto venire Ma in un'altra si vede, stanza. Questo non è il mio studio. ma si vede bene, stai bene, È no? una Ma stanza al primo piano, in abbiamo modo tale che si. capito. Abbiamo capito, si vede e si sente bene. Piglio l'artbook. Guarda Allora, qui. premessa. 10 persone, ottimo, vai, è salito, Io salito, non 10. ho mai fatto un artbook Ha fatto con me. nella mia carriera, ho fatto solo degli sketchbook e quindi ho colto questa occasione perché mi piaceva che quest'artbook fosse l'occasione per un po' fare una carrellata su tutti questi anni che ho dedicato al mondo dei fumetti e sono ben 45 anni. Insomma, è l'ora che qualcuno potrebbe dire è l'ora che vai in pensione. Però, come tutti i vecchi leoni in pensione, non ci vado. Mi dispiace, ma dovranno continuare a confrontarsi anche col sottoscritto. Anche perché l'anno prossimo bomba. La bomba atomica. Atomica, sì, quella è atomica Una proprio. bomba nera. Nera, 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 nerissima. Nera. Nera. Allora, quindi, come Mirko sa bene, quando ho cominciato a selezionare le immagini, l'artbook superava oltre le 200 pagine. Mi era arrivato, e facendo, selezionando solo quello che ritenevo degno e pubblicabile. Vai. Quindi c'erano, credo fossero sulle 240 pagine, era veramente Numattone. tanto. Numattone. Forse diventava anche noioso stare a sfogliarlo tutto. Quindi togli di qua, togli di là, togli di sopra, togli di sotto, con Mirko che mi diceva: no, togli, togli, togli. Vero, Io vero, 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 vero. ho tolto fin dove ho pensato fosse giusto.
E il libro è diventato di 180 pagine comunque. È 184. 184. È un bel tomo. Ma non l'ho vista ancora. Aspetta, aspetta. Raga, io È un ancora lo bel devo tomo. vedere, eh. Aspetta, Marco. Madonna, raga, allora, in anteprima assoluta facciamo vedere questo artbook, vai. Vedete, guarda, guarda il dito. Madonna, che È bello. un librone bello grosso perché i fogli sono di 170 grammi la pagina, È la Madonna, quindi 170 grammi fa. è una cosa bella. Quindi è un bel tomo. Wow, guarda là, E aspetta. questo è quello che sarebbe la versione regular. Bellissimo. Io non so dove si vede No, meglio. si vede bene, si vede bene. Sì. Lo Stupendo. faccio scorrere un po', è veramente, cioè, ha il suo peso, come si suol dire. Tra Sì, l'altro, sì. qui non si vede adesso, purtroppo non si vede, Che la c'è? scritta è leggermente in rilievo Sì. ed è lucida. Ah, lucida, ok. È un rosso amaranto lucido. Purtroppo, con questa luce che ho qua, io aspetta che provo a accendere un'altra luce qui Sì, laterale, fai, aspetta. fai. Ragà, spettacolo, io non l'ho visto ancora dal vivo, giustamente lo vedrò, se vado a Lucca lo vedrò a Lucca, e più sì che no che andrò. Vediamo se migliora un po' così. Sì, si vede adesso, vedi? Lo vedi? Il riflesso? Sì, si Vedi che vede. riflette la luce? Certo, bellissimo. Vabbè, qui Questo davvero non è più bello. È un bel rosso amaranto e lucido. bello, La bello. stampa è patinata, opaca, in modo tale che non ci restano neppure le impronte digitali. Quindi è veramente molto bello. Questo allora è la regular, la versione regular con una copertina già stampata. Poi c'è la versione blanche che io ho qui, la tengo un po' lontano così ancora non si vede. La versione blanche Ah è sì, questa, giusto. dove verrà fatto il disegno, che un po' questa linea condizionerà a essere fatto qua sotto, anche se in realtà poi probabilmente andrò sopra. Ora Certo. vedremo a secondo di come mi ispira. E Senti, questa è la ma versione blanche, quella che dove io faccio il disegno. sì. Dopo Questa le già, guardiamo. questa qui, e dopo riguardiamo, esatto, sì. Allora, Facciamolo vedere. è in orizzontale. Allora, voglio premettere, voglio dire questo. Questa è una scelta prettamente dell'autore orizzontale, ragazzi. Questa è Sì, proprio l'ho scelto io, l'ho sì, voluto su io questo. misura, proprio come voleva Marco. Questa si apre. Mamma, che bello. C'è Spettacolo. una scritta che è una vita dedicata al disegno, che Bellissimo. era la mia. Il mio sogno da ragazzo. Qui c'è di nuovo il titolo. Ah, dimenticavo. Dici, dici. Qui, in questo qui non è, è proprio un cartoncino. Ah, cartoncino, Non ok. è, non è come l'altra carta dove sono state stampate le immagini. E in questo Sì. cartoncino io ci farò questo, il timbro a secco. Ah, l'hai preso il timbro a secco. Ce l'avevo già, però qui mi sa che non si vedrà. Ah, il timbro a secco fa. E la firma la metti là allora, timbro e firma. Qui ci metto qui c'è il timbro, che è il rilievo, Eh. che io farò personalmente con questo timbro, e qui ci metterò anche i numeri, la Bravo i numeri, numerazione del bravo, volume e le bravo. dediche. Qui peccato, mi Bravissimo. dispiace che non si veda. Poi posterò delle immagini nei Sì. prossimi giorni, vediamo se si vede. Però ti voglio Andare. bene, quando fai le foto, cerca di fare una foto più decente, ma stai mandando solo foto Hai ragione, più non si decenti, più vede. che non si vedono, no. Più decenti, sai perché? Quando poi vanno a vedere i Lo nostri so, hai ragione, però guarda, eh. ti spiego. Io ho un telefono che
non è granché per fare le fotografie. Punto primo. Secondo, dove sto io, questa è una vecchia casa di campagna ristrutturata Molto bella, ho e visto. non ci sono finestre molto grandi, quindi le stanze sono abbastanza ombrose. Quindi Ok. non c'è una luce ideale, mi tocca usare la luce artificiale. Certo. Quindi con tutti, io ho messo impegno a farle meglio che posso, ma dovrei prendere tutto, andare in uno studio e farle in uno Ma studio no, serio no, e farle. vabbè, tu falle come puoi, non ti preoccupare, hai capito? Tu falle come puoi, il meglio Il che puoi, dai. signor Rontoli. È brontolo, sì, mi fai, voglio fare delle foto che mi ha fatto. Allora, la presentazione, vogliamo dire questa cosa bellissima che hai fatto, hai dedicato anche, hai fatto una dedica a tua figlia. Sì, ho fatto una dedica a mia figlia, poi a varie persone. Questo libro, vogliamo dirlo, è stato Sì. fatto, nasce da un'idea nostra, mia e di Mirko, e ci è riportato anche questo, ovviamente. Certo. E, ci sono due prefazioni, una di Paul Karasik, che è un mio carissimo amico. Questo signore è americano e ha vinto due premi Eisner. Eisner, raga. Premi Due Eisner premi. è quello che danno al cinema, come si chiama? Esatto. È il premio, è l'Oscar del fumetto, eh? L'Oscar, esatto, l'Oscar del film. E poi c'ho un'altra dedica di Teo Caneschi, Canischio. che è un disegnatore molto affermato in Francia, un mio ex allievo. Teo ha fatto la presentazione anche lui. E Teo è veramente un disegnatore molto seguito in Francia, molto Sì, apprezzato. sì. Ha lavorato con Jodorowsky, mica, cioè, si parla di Mega nomi io. grossi. E Infatti, sì. adesso sta disegnando quella serie Murena, Ah, Murena. ambientata nel periodo romano, che era una serie importantissima, credo che venda oltre le 100.000 copie, Madonna. eh? 100.000, eh? No, non Madonna. 5.000, eh? Sì, 100.000. sì, sì. Sono numeri un po' che noi ce ne stiamo scordando in Italia, purtroppo. Sì. Dopodiché, il libro è diviso a capitoli. Bello, guarda che bello. Allora, qui comincia il periodo Bonelli. Ok. Focato? No, si vede. Mamma Questo è il mia, periodo bello. Bonelli, quindi c'è scritto Sergio Bonelli Editore, Comandante Mark, perché sul Comandante Mark io ho esordito Sì. e dentro, aspetta, prima ve le giro e poi ve le faccio vedere perché sennò diventa Certo, complicato. fai con calma, sì. Dentro ci sono, si parla di Bello, Terry Kerry, Trapper. Ci sì. sono anche delle note, ho scritto un po' come è avvenuto il mio incontro con la Bonelli. Poi Era ci sono figo delle questo. tavole, ci sono anche delle copertine che io ho fatto per Kerry. Madò, fate, vieni più vicino, wow, che bello. Madonna, che Gli spettacolo. studi e poi i definitivi. Ci sono delle tavole di Kerry, poi arriva Mister No. Wow, eccolo, sì. Spettacolo. Bellissimo, si vede anche la scritta, hai preso Mister Novelli. Mamma, che Sì, ha bello. preso il logo originale. Sì, bellissimo. Anche perché questa foto bellissima che mi hai passato era perfetta, di Mister No, l'ho fatta girare tantissimo. Bella Ci foto. sono tavole di Mister No, c'è una decina di tavole delle storie più belle che ho disegnato. Ci sono Certo. varie illustrazioni che si sono fatte vedere nei post. Ci sono delle commission, delle No. stampe Belle. ritoccate. Ah, ci sta Massimo che ha detto una bella cosa. Che meraviglia, il Come comandante Mark è vedi. uno dei miei personaggi preferiti in gioventù e adesso tutti i personaggi che amo. Hai visto?
Lui è Massimo Cartocci che ha preso anche lui un volume. Poi c'è Dylan. Ovviamente. Poi c'è Dylan che ho disegnato anch'io. Bellissimo. Non facciamo vedere troppo, però. Sai No. perché? No, nel Facciamo vedere i senso. capitoli. Dentro Esatto, i capitoli. Bravo, esatto, ci questo. sono Bravo, delle bravo. tavole di Dylan. Bravo, Ci sono bravo. anche. Attento, non lo rovina. I portafogli che abbiamo fatto con lo Bravi, portafogli. scalatore, forse lo Allora, conosci. voglio precisare una cosa. I portafogli che vedete qui, che sta mostrando Marco, in realtà non sono stampe, ma sono commission dedicate. Cioè, ogni tesserato diceva cosa voleva sul portafoglio e quindi sono disegni unici. Giusto? Ho detto bene? Sì. Ah, Poi Texo. c'è Tex. Raga, questa è una chicca. Chi se lo fa scappare non ha capito un cazzo. Sì, bellissimo. C'è anche illustrazioni che molti non avranno visto, qualcuno sì. Ci Esatto. sono anche le pagine, alcune pagine di un numero di Tex che io ho iniziato e poi non fu mai, non è stato mai completato. Queste sono, e di qua ci sono, vedi, le matite, la matita della tavola e Madonna, ma è spettacolare. la tavola poi Finita. realizzata. Esatto, realizzato. Così si Madonna mia. sa anche come dopo di Tex ce n'è un bel po' di pagine perché di illustrazioni ne ha fatte un bel po'. C'è l'ultima cosa che ho fatto in Bonelli, che sono le Ah, le storie, vero? storie. Fattore Z Fattore con Z. gli zombie. Ce l'ho questo qua io. Lo zombie sono io. Ah, sì, tu. Sì, perché in un festival sono stato truccato da un professionista, da zombie. Ah, non lo sapevo questo. Ah. Sono stato proprio truccato da zombie perché ho posato per delle foto per il poster di una manifestazione. Io ero tutto con tutta la faccia distrutta. Ci sono le tavole e illustrazioni di Fattore Z. Dopodiché si passa ad altro ed c'è Diabolik. Oh, saranno tutti felici i diabolici. Bravo. Per la felicità anche delle femmine c'è un culo maschile disegnato come si deve, perché giustamente anche le ragazze hanno giustamente Bisogno, le loro. C'è delle necessità. immagini, delle copertine, delle. Marco. Marco se n'è andato e non ritornerà. Pa, pa, para, pa. Marco, ragazzi, è saltata la linea. Allora, niente paura. Non so se state guardando, insomma, chi sta guardando questa. Chi ha guardato fino adesso la diretta? Avete visto che chicche? Chicche meravigliose. Adesso glielo dico, sei caduto. Non ti vedo più. Allora, ragazzi, vi ricordo che potrete prenotare l'artbook sia attraverso il nostro sito www.loscarabocchiatore.it e sia a Lucca Comics e Games, il prossimo Lucca, insomma, che è alle porte. Troverete Marco Bianchini al padiglione Giglio presso lo stand design giovedì e venerdì. Se volete proprio lui, giustamente, che sta lì, vi firma l'artbook, ve lo timbra, ve lo numera, c'è lui giovedì e venerdì. Io non voglio dare false speranze, dovrei esserci anche io. Dipende tutto da una piccola cosa, deve una combinazione, ma credo di esserci, quindi ci vedremo lì, quasi sicuramente. E ho un bel ricordo di Luca, che se ne dica. Io sono stato l'anno scorso, sono andato sempre con Serena e un bel ricordo perché ho debuttato a Lucca con il fumetto Lo Scarabocchiatore che è andato benissimo, insomma, lì avevo fatto il sold out, è andata
siamo esplosivi. Tante persone sono arrivate, sono venute a trovarci, hanno fatto le fotografie, hanno preso, addirittura alcuni hanno presi 5, 3, 5 pezzi addirittura. Quindi credo che purtroppo quest'anno non c'è questa abbondanza, perché io sia io che Marco Bianchini abbiamo scelto di fare, ho deciso di fare una tiratura molto limitata. Ragazzi, parliamoci chiaro, questi pezzi sono unici. E quando sono così unici, sono uno spettacolo, l'avete visto, insomma, le due versioni, sia regular che la blank cover, sono esageratamente belle. Poi ci sono delle chicche all'interno, ragazzi, 184 pagine. Si deve fare per forza la tiratura, ragazzi, 50 pezzi, lo so, sono pochissimi, infatti li abbiamo quasi terminati. Ci sono altre 4-5 persone che ci hanno chiamato tra ieri e oggi e verranno a Lucca a prenderle. Qui dobbiamo scalare anche queste 5, non si deve dimenticare, Marco. E quindi alla fine sono rimaste veramente pochissime copie che ci porteremo a Vasper, ma non lo so se a Lucca finiranno, credo di sì, non lo so, io spero probabilmente. Ce le porteremo per Natale. Se non rimarranno, poi sì, non rimarranno. L'idea è nata che Marco aveva tanta voglia, bisogno, voleva lasciare qualcosa di concreto alla data via la luce. Ragazzi, no, serio, è andata via la luce, ragà. No, vabbè, ci hanno sabotato. Vabbè, continuo io, tanto la stessa cosa, tanto, continuo io. C'è qualcuno che gufa. Sì, te l'ho detto. Allora, signore, ragazzi, allora, mentre stavamo facendo la diretta, come stavate, insomma, vedendo anche voi, è saltata la luce. Vabbè, continui la stessa cosa. Senza Marco, lo so. È la vendetta di, esatto, no, è la vendetta di Diabolik. Ragazzi, dicevo, è un lascito. Ha fatto una dedica bellissima alla figlia. Abbiamo avuto la fortuna di poterlo pubblicare noi. E quindi, più di questo, che vi devo dire? C'è Marco Bianchini, uno dei maestri, insomma, assoluti, lo sapete benissimo chi è, con quale casa editrice ha collaborato, abbiamo detto già prima, anche con la Glenan in Francia, non solo con la Bonelli. E praticamente l'anno prossimo collaborerà anche con un'altra casa editrice attraverso noi, perché faremo un numero speciale fuori serie. Questo grande personaggio e sarà messo a disposizione di tutti. La prima volta che lo facciamo, a tutti, aperto a tutti, e lo presenteremo nelle varie. Andremo in un museo archeologico nazionale, quello di Paestum, che è molto famoso, insomma, ormai è famosissimo, e varie presentazioni. Non mi dilungo. Allora, artbook, ripeto, sia regular che white cover. La white cover si differenzia da questo, dal regular proprio perché c'è questa possibilità di poter personalizzare la copertina attraverso la richiesta del commissionante per un personaggio con sfondo. Lui ha, in verità, questo volevamo farvi vedere adesso, ne ha fatti già 3 bozze e saranno pronte per Lucca, come promesso a, allora, abbiamo promesso a Pecchia, a Frontalini e a Castagnino. Loro sono stati i primi 3 fulmini, 3 fulmini. E sono arrivate altre prenotazioni per Luca, altre 6, e abbiamo dovuto purtroppo declinare perché il maestro non può fare, non ce la fa a farne 9 e portarli a Luca. Ecco, questa è la verità, perché sta comunque preparando questo grande progetto che uscirà l'anno prossimo, più altri 2 progetti suoi personali. Quindi era impossibile. Lo trovate, ripeto, sul sito www.loscarabocchiatore.it. Potrete scegliere sia l'uno che l'altro, oppure come molti hanno fatto, come Pecchia, come Francesco Caligiuri, come Soltanto, insomma, che hanno preso tutte e 2 le versioni, perché il collezionista, quello collezionista, 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 quello proprio al 100%, prende sempre le 2 versioni da noi, sempre è fisso. Anzi, vi dirò di più, ci sono alcuni che prendono doppio di tutte e 2 le versioni, cioè 2 e 2. Siamo molto felici di questo. Che dire più? Vogliamo vedere Marco se torna? Vuole entrare qualcuno in linea, in diretta con me? Parliamo. Ragazzi, Marco, com'è la situazione?
Mi stai vedendo? Mi stai guardando? Per pranzo. Intanto mi ha comunicato la mia bellissima metà, dolce metà, che domani mi viene a prendere. E quindi, grande notizia, mi viene a prendere e me ne vado a Roma, che mo non sto a Roma, sto a Salerno. Allora, Salerno, dico sempre Salerno perché voi non conoscete Agropoli, comunque è quello, Salerno, provincia. Allora, raga, che vogliamo fare? Perché se dobbiamo stare così, vi ho detto tutto, vi abbiamo detto tutto, vi abbiamo mostrato anche l'artbook. Se volete partecipare, dirmi qualcosa, altrimenti io dovrei staccare, perché poi alla fine la diretta era fatta per questo, per farvi vedere sto cavolo di artbook, anche perché ci sono tutte e tre le bozze, le ha fatte Marco, sono bellissime. Ha fatto tutte e tre le richieste bozzate, raga, bozzate. E quindi mi dispiace tantissimo. Vabbè, allora, vediamo che mi dice Marco, se non stacco. Anzi, mo lo chiamo proprio. Ma se lo chiama rimbomba adesso, che succede? Lo sapete che non mi ricordo più. Siete... Oh, eccolo! Oh! Allora, Davide, c'è stato un blackout. Io te l'ho detto che ci cuffano, tu non mi stai a sentire. Tu non mi stai a sentire. Veramente incredibile. Cioè, credo che da quando sto qui è la prima volta che succede di notte. E quando è successo? Oggi. Ecco, questo è il problema. Allora, prima prendi subito la. Fai vedere subito i disegni. Prima che te ne vai un'altra volta. Facciamo vedere Allora. questi. Vai. Dopodiché, velocemente, se no, Ah, allora, sì, c'è vai. una sezione dedicata ai supereroi. Dai, supereroi pure. Azzo. Non ho disegnato fumetti ai supereroi, però c'ho una valanga di commission. Sì. Quindi c'è, capito, Sì. i Bellissimo, raga. Fantastici 4. Ah. Bomboragno, Storm, Oh, Madonna mia. tutte grandi, stampate molto bene, benissimo anzi direi. In Benissimo, benissimo. alcune Complimenti. c'è anche gli studi, vedi la Sì. matita, Sì. il Dottor Strange. Bellissimo. Dottor Strange, sì, non li fa. Li facevo vedere tu. Guarda questa. No, spettacolo. Silver Surfer del cosmo. Madonna mia. Nel cosmo infinito. Che bello. Ah, io ti ho chiesto Silver Surfer. Chi? Io. Ah, va bene. Va bene, non ti scordare, No, mi eh. scordo, mi scordo. Segno tutto io. Quelli erano i Marvel, dopo c'è la DC, ho fatto anche un bel po' di Vero, vero. commission con Vero. Batman e Bane. Hai fatto anche Batman ed Hulk. Superman. Poi Superman. tributi a personaggi dei fumetti famosi. Ma Corto Maltese, no, Corto vabbè. Maltese. Spettacolo. Poi Spettacolo. la fantascienza. Oh, pure i film. Alien, scontro finale. Bellissimo. E tutto questo per soli 45 euro, signori belli. E siamo a metà ancora. È vero. La gente non si rende conto. Sì. Vabbè, poi è fantascienza, poi c'è il western. Ti posso dire una cosa che penso io, che ho sempre Ha pensato? disegnato anche i soldatini di carta. Vai, soldati. Di. No, dicevo, io per esempio, quando fanno le varie, per esempio l'artbook, no? Come in questo caso, fanno le due versioni, io come sono fatto? Quando mi piace un autore, io li prendo entrambe. Capite come faccio?
Non compro solo quella senza disegno, ma anche quella con disegno, perché mi interessa anche il disegno, quindi prendo insieme, capito? Copertina, dici? Sì, le prendo tutte e due. Io Ma quando mi piace l'interno è la... uguale, Sì, l'interno è uguale, però la copertina cambia. Là c'è il disegno, raga, stavo scherzando. Poi, per finire velocemente, questa è la parte che ho vissuto da poco, cioè la bande dessinée, quindi i lavori che io ho fatto in Francia. In Francia, esatto, l'ho detto prima che sei stato in Francia. Vero. Sì, ho detto prima che hai lavorato anche molto in Francia. Ci sono tavole, illustrazioni fatte per Glénade, Cour, cioè i più grossi editori francesi. Vedi, ci sono proprio le Ah, che spettacolo. Sì, facciamole vedere, bravo, non è Sì, pochissimo. facciamole vedere. Io Mamma chiedo mia, che scusa spettacolo. per questa Non ti preoccupare. situazione, ma Abbiamo e poi risolto. ci sono le ultime due sezioni che sono le illustrazioni, dedicate alle Bello. illustrazioni. Wow, Indiana Jones. Guardate là, raga. Mamma che Queste spettacolo. È un bel mattone, eh. qua. C'è da guardarci un bel po'. Uno se lo guarda a puntate. Sì, ma come fa? Questo deve vedere per bene, con calma, Fede. Queste sono le ultime cose che ho fatto. Sono delle Ah, mezze tinte. ok. Bello. Questi sono veramente grossi. Questi sono 50x60. Madonna. La stampa, mi dispiace che si vedono così, ma la stampa è veramente molto buona. Qua si godono per bene. E poi, per finire, una sezione piuttosto ricca. Qui spero che i bambini siano andati a letto. Da mo. Sono tutti adulti, spero. Questa qui Es. comincia la sezione a luci rosse. Ah, ok. Vedo anche Totò lì, bellissimo. E in questa parte qui ci sono commission, illustrazioni, studi, vecchie cose che ho pubblicato, tutte cose che hanno a che fare con il mondo dell'erotismo. Ci sono anche le copertine delle due cose che abbiamo fatto assieme. Ah, bravo. Veronica. Vogliamo dirla sta cosa? Quella nuova. Allora ragazzi, l'anno prossimo, oltre a questo progetto enorme, uscirà il fumetto di Marco Bianchini, un fumetto altamente erotico, vi date meno di 18 anni, lo pubblichiamo. Insomma, lo volevo dire, Certo, 80 pagine. no? 80 pagine, sì. E ci sono anche Ragazzi, io... queste ultime illustrazioni molto belle. Ah, le hai messe queste? Tutte, tutte. Oh, Madonna, È che spettacolo. praticamente Bravo. aggiornato fino al Ah, le hai messe. 2024, fino Ah, a 2 mesi fa. certo. Ah, certo, è vero, Quindi sarà, penso, l'artbook definitivo della mia vita, perché poi non credo che farò tantissime altre cose, quindi è vero. Ti leggo questa cosa. Esatto, questo Per chi artbook... è interessato a quello che io ho fatto, direi che è quasi una tappa d'obbligo. Anche cose umoristiche, erotiche, un po' più umoristiche. Bello, questo mi piace tantissimo. Sai, anche questa tecnica, questo stile che è nuovo, diverso, bellissimo come Che fa. strizza l'occhio al Giappone. Esatto. Basta. Finisce. Ti leggo una cosa. Questo artbook raccoglie tutto il panorama fumettistico e cinematografico italiano estero negli ultimi 50 anni e forse più. Complimenti Marco e grazie per questo capolavoro. Dunque, Ok. ne abbiamo stampati, allora, ne abbiamo stampati 50 white, no, le white sono 60 perché poi ce n'ho qualcuna in più per me, e le regular sono 60. Sì. Sì, ti volevo dire scusa se ti interrompo, eh. Ci sono questi che scalpitano per vedere i disegni, li possiamo far vedere o che Arrivo, dici? allora. No, sai perché? Perché vogliono, so, capire, vogliono vedere l'ora, capito? Questo è quello dedicato a, non mi ricordo chi, mi aveva chiesto un personaggio della Marvel, sexy. Marvel...
Frontalini forse? Forse lui Pierluigi, e ho fatto Pierluigi. Elektra. Spettacolo. Avvicina poco, 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 poco. Vieni più Mi vicino. sembra che si sfochi. No, no, non si sfoga, vai. Bellissima. Ragazzi, questa è una bozza, poi giustamente, Madonna, quanto è bella. Complimenti. Vuoi spiegare un po'? Ah, no, non vuoi. Questa Dimmi, dimmi. mo, tipo, questa mo è la matita, tu puoi fare la china, vogliono sapere, capito? Giustamente. Come Allora, funziona? devo ancora Vai. decidere Ah, e non potrò fare ok. cose troppo complicate, anche perché la No, no. superficie non è proprio quella più adatta per farle, però sicuramente penso di inchiostrarlo, forse qualcuno ci lavora matita, forse con qualcuno ci butta del colore, Sì. non lo so, deciderò lì per lì. Certo. La possiamo rivedere bene bene un'altra volta e basta, scusa. La possiamo rivedere, piacere. Allora, vieni più a sinistra. Destra. Bravo, così, così. Wow, bellissima, raga. Bellissimo, bellissimo il volto, tutto bello. Dai, ottimo, grande maestro, bellissimo. Spettacolare, chissà se c'è un capolavoro qua. Poi Poi Pecchi, c'è quello di Pecchia, giusto? Bravo Pecchia che mi c'hai aveva l'occhio. chiesto Dylan Dog. Dylan Dog con una signorina sexy. Ah, veramente? Ah, non lo sapevo questo. Ah, Madonna, bravissimo. Wow, guarda, ti ha fatto la commission. Lui sta seduto sulla sedia, la classica poltrona. Sì, mi ha chiesto la classica posa, quella Sì, voleva. bellissimo. Sali un po', sali un po'. Così, vieni, vieni vicino. Lui è bellissimo. Mamma mia, quei libri. Sì, quello sarebbe quell'angolo del suo studio dove fa entrare tutti i casi, insomma, dove vanno a parlare con lui. Nello studio, insomma, dai, nello studio. La signorina ha Bellissimo. la minigonna, La gli si signorina si vede alza. sotto la gonna e lei dice: cosa guarda Dylan? E lei è lì che guarda. Lei parla, ma Dylan guarda qualcos'altro. Giustamente. Va bene. Questa è proprio una commission fatta da per Pecchia. Sì, questa qui di Quindi. Pecchia probabilmente la inchiostro e basta, perché è Certo, perché abbastanza. fa. Esatto, è brava. È già completa. Quindi, se c'è una Sì. figura sola, magari metto un po' di colore, compenso, Bravo, capito? compensi. Sì, ma è perfetto. E Poi c'è questo è Dylan. Anche Castagnino, questo è Luigi. Vediamo Luigi. questo mi è venuto parecchio bene. Wow, è uno spettacolo. Vieni qua, vieni, fammi vedere. Wow, hai fatto Rupert Sì, mi sono Everett. trovato. No, è bellissimo. No, aspetta, non ti muovo che faccio la fotografia. Ti voglio bene, non ti muovo. La No, pistola è da ok. finire ancora. No, spettacolo. Questa è una famosissima immagine di Rupert Everett quando fece Della morte dell'amore. Famosissima immagine. Wow, hai fatto una cosa, è un capolavoro. Dove sta Pecchia? Che se sta per Castagnino. Castagnino se n'è E poi andato. ci metterò Wow. dietro magari una tomba, un albero di rocco di vecchi, sì. Wow, ragazzi, hai Molto, visto? molto interpreterò lì per lì. E No, questi sono i tre che spettacolo. vanno a Lucca. Wow, bene a voi, ragazzi. Già va, fatto. Mi ci vorrà Ma tutta la settimana prossima per farli. sì. Marco, però ti posso dire la Sperando verità. che tutto funzioni, perché sennò mi tocca se mi si No, sciupa, tocca no, che rifarlo. dime. No, no, vai con calma. Non sprechiamo niente. Senti, la voglio far rivedere. Ti scocci un'altra volta. Ti Cosa? scocci. Li vogliamo rifare vedere. Scusa se ti chiedo. Li facciamo Ah, rivedere tutti non ho capito e cosa vuoi vedere. tre. Tutti I e disegni? tre. Sì. No, perché hai fatto tre capolavori, capì? Madonna, raga. Allora, questa è Electra, ok? Vieni più a destra, più qua. Così, bravo. Allora, questa è Electra. Bravissimo. Perfetto. Non potevi chiedere di meglio. Hai visto, Luigi, ti ha fatto addirittura. Il maestro ti ha fatto addirittura Rupert Everett in una famosissima immagine del film Della morte dell'amore. C'è Luigi, Marco, ci sta Luigi. È contento? Faccia mia, è contento. Se non ti piace, allora ha detto: non potevo chiedere di meglio della morte dell'amore. Perfetto.
Allora, Electra bellissima. Ok, possiamo far vedere l'altra. No, vabbè, raga. Mi aveva Queste detto non. sexy, quindi non mi sono spinto troppo. Sta al settimo cielo, ha detto. Raga, qua siamo a livelli alti, eh. Ecco qua l'altro Dylan. E questo è di Pecchia, spettacolare il disegno. Facciamo vedere anche Dylan Dog. Un po' più. Così, bravo. Bellissimo. La classica posa di Dylan Dog. Ottima scelta. Ma l'hai scelta lui o l'hai fatta tu questa? La scelta Sì, Pecchia? la scelta. Mi ha detto che Ah. voleva Dylan nella posa iconica seduto nel suo studio. Ok, no, è una grande scelta, grande pezzo da collezione, insomma, bellissimo, bellissima. Quassù dove c'è la linea rossa, probabilmente che gli passa sopra, perché Sì. purtroppo questo formato qua condiziona molto. Sì, Quindi se lei la giusto. facevo dentro, lui diventava piccolissimo. Giusto, perché è in scala, E allora giustamente. io questa probabilmente, ora forse la cancello con il bianco, ora vedrò. No, sta così bene. Ah, ho capito che vuoi dire, che fa un continuo. Ah, ok. Vabbè, ma pure Sì. così è bella, eh. Pure così è Sì, anche bella. perché l'ho messa nella parte della testa, gliel'ho messa nella parte di sopra, quindi in teoria Esatto. non. Non dà Ora quando l'avrò fastidio. inchiostrata deciderò. Ah, poi quando li inchiostri mi fai vedere, mi fai qualche foto che Sì, facciamo vedere al pubblico. faremo il Dai. work in progress. Bravo, facciamo i work in progress. Che Dopodomani di spettacolo. queste faccio delle foto, le potremo far vedere meglio. Bravo, bravo, mamma che bello, voglio, guardate qua. Guarda, che aspetta che faccio una foto, non domo. Ok, fatto, wow, bellissimo, è un quadro, raga. Mamma che bello, ti sei impegnato, eh. Ciao amore mio, è arrivato anche Serena, ho fatto poco tardi stasera. Troppo, mi sono impegnato troppo. Ti sei impegnato assai. Ti sei impegnato tanto, però ti posso dire No, ma guarda, la verità. viene molto carino perché lo apri e Sì. Falla c'è subito questa pagina rossa con il vedere. timbro in rilievo. È veramente molto carino. Guarda, questo ora Falla vedere, falla vedere. mi dispiace che non si vede. No, si vede il timbro. Aspetta, si vede. Non No, so si se vede. si Scusa. vede. Eccolo, eccolo, È qui. eccolo, eccolo. Eccolo, sì, l'ho visto, il rilievo. Sì, l'ho In visto. rilievo L'ho e dopo visto. qui ci metterò la firma o una dedica se qualcuno vuole la dedica Ci e sta, poi lo la sai? Bravo. enumererò a mano. Lo sai, ci sta qualcuno che ha avuto la dedica, ma sono scritto, non ti preoccupare, non bordello, c'è un bel elenco. Poi ti segni tutto, te l'ho detto io e ti segni tutti i nomi, non ti preoccupare. Ah, nota curiosa. Ah, dici. Dici. Questa Ma striscia ci ho messo. Non è mia. poi non è È una tua? striscia di Flash Gordon disegnata da Dan Barry. Allora, per chi è esperto di fumetto, sa che Dan Barry, dopo Alex Raymond, è stato uno dei più grandi disegnatori che hanno disegnato Flash Gordon. E Dan Barry è stato un disegnatore che a me mi ha ispirato moltissimo. Tant'è che se te guardi i miei primi disegni e guardi quando disegnavo Mister No e guardi i disegni di Dan Barry, si vede che l'impostazione, il mettere i neri, viene da quello stile americano. Bravo. Qual è la curiosità? Perché uno dice, vabbè, che curiosità è? Quella è la striscia che Dan Barry ha realizzato il 19-6 del 58, No, quando sono nato. è stato tu, sì, è che lo stavo dicendo pure. Quando io nascevo, Dan Barry Certo, disegnava quella quella striscia. E striscia là. beh, hai fatto bene a metterla, mi piace, hai fatto benissimo. Tant'è che adesso ho anche tutte le strisce che lui ha fatto negli anni successivi, il giorno del mio compleanno. Tutte? Fin quando l'ha disegnato. Eh certo, fino a disegnare. Senti, ma Purtroppo la striscia non è niente di spettacolare, però è sempre lui, è uno dei miei maestri. Io sei contento di quest'artbook? moltissimo, Mi ha fatto veramente un bel moltissimo. prodotto, eh. Un bel prodotto. Credo che sia uno dei più belli mai usciti in circolazione. Ragazzi, 45 euro, cioè Aspetta, oh, no, no, oh.
Questo è quello con disegno, con quando tutte c'è le chiaro immagini, sto cazzo. saranno Aspetta, no, raga, non meno di aspettate. 350 immagini dentro. Sì, però aspetta, tu hai preso la Viene neanche white. un centesimo immagine. Sì, ma hai preso la white cover, non è 45 euro, sono 120 euro. Sì, ma Attento. lì in più c'è anche un originale. Perciò ti dico, non di 45, se no ti dico che cazzo. No, no, questa costa 130, questa qua. 120 più 10, sì, di spedizione. Di spedizione. E Però c'è siamo anche il tutti libro, bassi, quindi e siamo stati c'è bassi, 45 eh. euro di libro, più il disegno. Alla fine il disegno viene a costare 60, 70, 80 euro. Nemmeno, sì, ma 80 nemmeno, euro. sì, ma nemmeno 70 euro. C'è un disegno completo poi. Voglio dire. Ovviamente, ovviamente, se trovo la copertina tagliata e venduta su eBay, Mamma, mi vi vengo ammazzo. a cercare a casa. È vero, no, ma è la verità, Mi ragazzi, vengo a non si cercare a può. casa perché dopo non mi piace questa cosa. Eh No, sì, no, perché. ci fate quello che volete dopo, dai. Potete No, vabbè, sì, però. anche bruciarlo, o se no metterlo sotto il tavolo perché vi fa restare in piedi il tavolo. Oh, ma che verità, è proprio allora, è No, un bel questo fumetto. qui secondo me è un ottimo investimento. Fra qualche anno, fra Cazzo. un po' di anni, quando sarà il momento. Che cazzo, ma mo stasera ma va là. Ah, ma la seconda cosa è caia, lo voglio bene. Allora, parliamo di cose Vabbè, è serie. così, la vita è così. Lo so che la vita è così, però mo parliamo di cose belle. Allora, bellissimo artbook in due versioni, regular e blank cover. Blank cover perché giustamente è come se tu dovessi riempire, poi giustamente ci devi disegnare tu. E la cosa bella che ha fatto il maestro poi, che ha fatto scegliere voi il personaggio. Di solito non si fa, Marco. Oh, a parte gli scherzi, chi lo fa scelta? Non lo fa nessuno. Si Sì, io disegna, chiedo di è quello lasciarmi che. poi di lasciarmi l'opportunità di realizzarlo da me, perché siccome è un Sì, 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 formato che sì. mi costringe, per esempio, se chi volesse le pin-up, se ci volessero una pin-up, devo farla necessariamente stesa, Certo. perché non posso farla in piedi. In piedi, No. su un formato di questo genere, in piedi, mi Ecco. occupo solo un pezzettino, capito? Ecco, per esempio, mi ha detto una cosa del genere, ci sono due che vogliono Eva Quindi, per Kant. Eva Kant vogliono due, esempio, quindi. Non mi sento. come si chiama quello che mi ha ordinato Dylan Dog e la donnina? Pecchia. Adesso mi sfuggiamo. Pecchia, ma mi senti? Pecchia all'inizio mi aveva chiesto di fargli una mia versione della copertina del numero uno di Dylan Dog. Ah, ok. Però non gliela posso fare perché il formato non me lo consente. Cioè, dove gliela mettevo la copertina qua? Giusto, e dove la gliela vuoi mettere Cioè, allora? avrebbe preso solamente un pezzo Giusto. e sarebbe stata anche piccolo Dylan. Quindi avrei dovuto disegnarla tutta in un altro modo. Quindi non era più quello che lui Giusto. voleva. No, giusto. Quindi ho bisogno che, sì, il personaggio lo possono scegliere, però devo essere lasciato libero poi di farla nella forma e nell'impostazione che mi consente di, non dico di riempirla, però di non lasciare zone vuote, troppo vuote. Giusto. Però stavo dicendo che il fatto di poter scegliere almeno il personaggio e lo sfondo. Non lo fa quasi nessuno, No, no, infatti. Questo mi costringerà a metterci un po' più di tempo. Per esempio, la tua, quella con Silver Surfer, è farò un difficile. Silver Surfer piccolo, piccolo, piccolo qui, e poi tutto lo spazio. Puntini bianchi. Ah, a me va bene, a me basta che me lo fai, Un poi e me lo firmi. Silver Surfer piccolo, piccolo, piccolo. Oh, ma tu lo sai che l'ha chiesto pure un altro, Silver Surfer? Sì, lo No, tu. so. Ah, lo sai? Ah, lo sai già, te l'ho Sì, ti ho detto. parlato. Ah, te l'ho detto io, sì. Ma chi è? Mi sono scordato pure chi è. Vabbè, Mi ha scritto, però adesso aspetta. c'ho tutto scritto io, non ti preoccupare, Mauro, figurati. Mauro qualcosa? Mauro. Aspetta, fammi richiesto, Mauro.
perché sono tanti, mamma mia, quante richieste abbiamo avuto. Mauro Gariboldi. Mauro Gariboldi, che poi tra l'altro è un commercialista anche lui, un collega. Ti ho portato anche i colleghi. Che Fatto bravo bene. ragazzo che sono. E aspetta, dove mi ha scritto? E ti ha scritto su WhatsApp, credo, perché lui è solito scrive su WhatsApp. No, non ce l'ho. Eppure l'ho ricevuto il suo messaggio. Su Messenger, sulla mail. Io adesso prima finisco questi tre. E poi, se mi avanza un po' di tempo, comincerò con gli altri. Va bene. Vabbè, lascia stare, tanto ti ripeto, ci sono molti. Allora, alcuni hanno chiesto Diabolik, altri è vacante, altri hanno chiesto il castello della paura che c'era lì. Vabbè, un'altra cosa, non mi ricordo il personaggio. Poi hanno chiesto un Silver Surfer, poi hanno chiesto Ah no, un'altra. no, no, non è quello che... Ce n'è un altro che vuole Silver Surfer. E chi Si è? Bottrighi. chiama Alessandro Bordiga. Ah, Bordiga, no, non lo conosco. A te te l'ha L'ha fatto comprato. Mosso. L'ha comprato, mi ha detto. Eh? Ah, vabbè, non me li ricordo tutti, ci sono, Cioè, c'è l'ha comprato, l'elenco. l'avrà preso da te, sicuro. Sì. Ah, poi c'è l'elenco là, tranquillo. Io poi mi sono scritto anche quello che voglio, né? Mi sono scritto tutto, tranquillo su questo. Ma boh. Allora, ragazzi, quello quando è Lucca? 28. La settimana prossima. Che cos'è? Scusa, ti ricordi la data? Non mi ricordo Io più. mi sa che... No, è quella dopo ancora, forse. 31, Io 1, 2, 3. mercoledì parto. 31, 1, 2, 3, giusto? 31 ottobre, Sì, 1 è novembre. fra due... Ma che fa? 4 giorni? Che sei tutto? No, 5, 4 giorni. Il 30 parto io. No, Quindi ho solo Lucca. la settimana prossima per farli i disegni. Lucca inizia 31 giovedì. Sì. Io Quindi parto 30 31. però. 31, 1, 2, 3, 4 giorni. Che sei tutto? No, 5, fa 4. Ah, Non lo ma sempre so. qua. Come non lo sai? Non mi ricordo. Intanto io ci sto solo giovedì e venerdì. Hai già capito? No, ma Ah, penso finisca domenica. ma vogliamo dire pure, anche se non ti trovano, se non ci sei tu sabato, che cosa trovano l'artbook lì, il No, regular? ma non li posso lasciare. No, non li può lasciare, raga. Quindi, ma Non li giovedì posso vieni. lasciare perché, allora, io sarò giovedì tutto il giorno, venerdì tutto il giorno. Al massimo, siccome sabato riparto, posso passare sabato mattina presto, se qualcuno passa entro le 10, 10 e mezzo, posso fare un salto apposta se qualcuno passa. Però dopo io devo ripartire perché ho viaggio, ho 4 ore di macchina da fare. Quindi non li posso lasciare lì i libri perché siccome io sarò al palazzetto del Giglio, Sì, l'ho detto che sarà. stand, Ho il detto. palazzetto è piccolo, quindi mi trovano facile. E dove c'è Simone Bianchi, dove c'è Dell'Otto, Ma dove c'è... dove siamo stati l'anno scorso? Sì, dove c'è tutti gran parte dei disegnatori. E lo stand Celoni. è dell'Accademia Design, che è facilissimo riconoscerlo perché c'è scritto grande come... è impossibile sbagliarlo. È vero. Perché loro sono la mia Accademia di Firenze, loro quando ripartono vanno a Firenze, io i libri dopo quando li riprendo. Quindi devo riportarmeli via. Ho capito, scusate, mi sono drogato un attimo che mi sto facendo la cura di antistaminica. Ho l'allergia. Come qualche milione di umani. Capito? No, Marco, è una bomba Startbook. Abbiamo fatto veramente, cioè, veramente. Allora, ragazzi, è un lavorone, eh? Un lavorone perché racchiudere il meglio della carriera di un grande autore come Marco Bianchini, che sono 50 anni, cioè. Voglio dire, è tantissimo, non puoi. C'è una bella cernita, ci hai fatto una bella cernita, eh? Veramente una bella cernita.
bello, veramente bello. Guarda, sono curioso di vedere la reazione che io ne porterò un po' di copie, le Portale perché porterò a. vengono. Portale perché te l'ho detto, vengono 4-5 persone nostre che vengono a prendere direttamente da Sì, te. Ah, mi ma raccomando. voglio vedere anche se qualcuno lo prenderà lì alla fiera, a È Lucca. Perché, là, alla fiera vengono, hai capito? cioè, cioè, veramente bello, guarda. Ora, a parte tutto, cioè, dà Eh gusto sì. anche tenerlo in mano, cioè, è un oggetto, che dà piacere. Poi, è vero, ci sono 180 pagine di disegni, il testo non ce n'è tanto di testo. Però uno se lo può gustare un po' per volta. Io faccio sempre. Mi sono comprato, per esempio, il libro delle copertine di Taglietti. Sono 500 pagine. Me lo Madonna. sono guardato un po' per volta, perché se lo guardi tutto, dopo le ultime giri velocemente. Sì, certo. Invece, se lo guardi un po' per volta, Com'è? Com'è? quando Bello? ho fatto la Com'è? voglia, lo metti lì, lo ripigli il giorno dopo. Com'è? Se lo guardi Bello? con calma. Com'è? Bello quello di Taglietti? Sì, È bello con bellissimo. umore. Bello. Ah, è Librone. grosso, grosso. Va bene. Bene. Ragazzi, vi abbiamo fatto un bel regalo. Abbiamo fatto una bella diretta. Approfittatene. Approfittatene. Sono solo 60. Aspetta, facciamo. Una decina buoni se ne sono già andati. E quindi ce ne saranno. Rimetti il coso. Ok, perfetto. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto vedere tutte e due le versioni. Guardate che copertina spettacolare. Ma chi se può continua dietro la copertina? E Sì. fai di dietro che c'è, scusa, non l'ho vista bene. È aperto così. E Bene. la copertina c'è, cioè, la prima parte è disegno. È il disegno dell'illustrazione che diventa definitivo. Sì. È il disegno che poi si inchiostra e si completa nel retro. Ah, che bello. Che c'è scritto là dietro? In quarta, che c'è scritto? Dietro c'è un riassunto di quello che c'è nel libro. Ok. Va bene. Poi c'è scritto che ci sono due dediche, due introduzioni. E poi il riassunto io l'ho chiamato appunto una vita dedicata al disegno, perché per me è stato così. Il Una vita dedicata al disegno, bellissimo. drawings 1982-2024, quindi. Quanti sono? Quanto sono? 45 No, anni, sono meno, perché 45 dal 79. 43 anni. Ah, quanti sono? Perché io ho cominciato nel 79, la mia prima storia è uscita nel 79, poi lei di fumetto. Però quelli non ce l'ho Sì, messi, perché non è che fossero tutta sta meraviglia. Quindi gli anni però. che ho lavorato all'Edi Fumetto non ce l'ho messi. Diciamo che sono partito da quando ho cominciato a fare delle cose almeno decenti, che era l'82, quando ho cominciato a lavorare per la Bonelli. Perché Sì, però stavo io ho dicendo che lavorato 20 anni per la Bonelli. tu hai 20 anni 20 esatti. No, stavo dicendo. Ne voglio approfittare perché allora ragazzi, l'anno prossimo, scusa, lo voglio dire questa cosa qua. Oltre l'artbook, noi faremo un grande progetto, l'abbiamo detto. Togliamo un attimo questo grande progetto l'anno prossimo. Esce un altro fumetto di Marco Bianchini con noi, con la nostra casa editrice. È altamente erotico, raga, 80 pagine, ma è da collezione perché praticamente abbiamo deciso con Marco di fare anche una versione, no, una Inedito. versione inedita, quella è inedita, inedita. E all'interno c'è un foglio bianco, che abbiamo detto? C'era una pagina bianca per disegnare, no? Una cosa del genere. Lo sketch si può Lo fare. sketch, eh? C'è lo sketch. Raga, quello è imperdibile, come farvi capire, è come abbiamo fatto uscire quest'anno un piccolo assaggio, che poi uscirà l'anno prossimo, fatto bene, della Casotto, uguale. Abbiamo fatto però quello di Marco Bianchini è di 80 pagine, c'è cioè proprio un fumetto.
Sì, è tutta una storia. È tutta una storia proprio, completa, inedita. Ah, sai chi l'ha prenotato? Tu non mi crederai mai. Sai chi l'ha comprato? Sai chi l'ha preso? L'ha preso, cioè l'ha preso, vuole prendere, scusami, questa, perché ha preso la Casotto, perché lui è molto fan, no? Barbieri, Luca Barbieri. Luca Barbieri. Sono sceneggiatori di Drago Nero, di Dylan Dog. E l'anno prossimo, se è prenotato, vuole il fumetto. Capito? Bene. Mi Cazzo. massacrerà perché lui è uno sceneggiatore. Sceneggiatore, sì, uno Perché sceneggiatore. la storia. No, Vabbè, ma grazie a cazzo, la sappiamo. ti dirò, mi diverti a farla perché è particolare. Però è una storia degli anni 80, degli anni 90, quindi va presa con tenerezza, come quelli che recuperano i film erotici di Bravo, una volta, bravo. no? Sono proprio strani, proprio strani. Vanno Però sì. ripresi con un po' di tenerezza, un po' di, così, di gentilezza anche. Però hai capito, cioè No, non lì. Ma l'avevo disegnato male, cioè è era. bellissimo. Ma che ha disegnato male? Ma pigliana, non potevo fare una. No, non potevo fare. No, qui non c'è niente adesso. No, non potevo fare. Ma Però posso far stavo. vedere la copertina? Fammi la copertina. Raga, è spettacolare, vi ripeto, un fumetto inedito, 80 pagine, storia altamente erotica, la Bianco e Giovanna nero, eh? Casotto. Bianca e nera, la Giovanna Casotto per intenderci, nel Allora, senso che è queste qui sono le erotico. due copertine. No, quella là, senza che la fai vedere, scusami, qua, è quella Questa è che è la già prima, uscita. quella, questa è Questa è quella la che è già copertina. uscito. Questa è già uscita. C'è lei che entra in acqua. E Sì, fai vedere questa qua. No, questo è il prossimo. qui. Eccola qua, raga, questa è la copertina del fumetto. Guardate che bomba. No, più guardate che bomba, raga. Questa è la copertina del fumetto. Raga, un altro pezzo da collezione questo sarà, bellissimo. Con ciclope. Con ciclope, pensa un po'. Ok, allora C'è un ragazzi, occhio per solo, ma non fermiamo. ho detto niente. Allora, ragazzi, vi abbiamo presentato veramente grandi prodotti. Vabbè, lo vogliamo dire? Già, diciamolo, siamo a chiusura. L'anno prossimo, Marco Bianchini, mamma che bello, disegnerà Diabolik. Ma E io così faccio vado. poche. Esatto. Disegnerà Diabolik a Storino, allo Scarabocchio d'Oro Edizioni. Ho sentito E. Giuseppe oggi. L'hai sentito perché mi ha fatto un messaggio prima. Giusto, allora, no, vabbù. Vabbù, diciamolo, solo una cosa, diciamo. Il soggetto di Gomboli, ah, che cazzo volete di più? Dico io. Cioè, ho messo in croce quel povero Cristiano, quel grande direttore, ha detto, mamma mia, mi hai tartassato là. Testo di Giuseppe Di Bernardo. Disegni di Claudio Castellini. Non No, quando vai? Come disegni Claudio Castellini? lo disegna Castellini. Ma se tu disegni, come se tu Ma mi disegni sembrava che qualcuno aveva scritto Claudio Castellini. qualcuno, perché ha visto praticamente il suo ragazzo ha visto una tavola che tu hai disegnato, vabbè, io l'ho detto, l'ho precisato, è una tavola vecchia disegnata tanti anni fa, 15 anni fa, e lui aveva pensato che fosse Castellini. No, ragazzi, è Marco Bianchini che disegnerà il fumetto. Poi le Un bel copertine. complimento per me, Ah, no, vabbè, ma perché che, cioè, non hai nulla di cosa, insomma. eh. E No, poi. sono delle tavole. Erano delle tavole che io feci Ma sono subito prove, dopo essere questo? uscito dalla Bonelli. Ah, ok. Quando sono uscito dalla Bonelli, tra le cose che volevo fare era disegnare Diabolik perché. Non, diciamo, è una cosa che nella mia carriera, nel mio curriculum manca. Poi Giusto. le feci, credo che di averle anche mandate a Gomboli. Non mi ricordo se ci sentimmo, non, questo non mi ricordo. Però a me partì il lavoro in Francia e da lì ho continuato con i francesi. Per cui Ok. adesso chiudiamo il cerchio. Cioè, Certo. io praticamente con Diabolik ho disegnato, a parte il materiale Disney, ma ho disegnato tutti i personaggi iconici del fumetto italiano. Tutti, sì, diciamo quelli
commerciali poi, cioè Corso Maltese non l'ho disegnato, però quegli iconici, diciamo, quelli più. Che poi voglio dire, a differenza di tanti albi usciti, questo è di 30 pagine, la partecipazione di altri autori che non diremo, perché dovete proprio, quando noi vedrete i nomi, dici mamma che ha combinato. E poi è un qualcosa che sarà portato sarà portato sia nei musei, quindi nel Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che è uno dei più famosi in Europa, ragazzi. Cioè, noi abitiamo in un Nel posto mondo, penso. nel mondo, esatto, nel mondo. È bellissimo, questo è bellissimo, ci sono stato Paestum un è bel po' di anni fa. spettacolare. Poi ci sta anche il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, insomma, abbiamo fatto una bella cosa, giusto? Certo. Bellissimo, bellissimo, io sono contentissimo di farlo. Poi lo farò a mezza tinta. Ah, Quindi ecco, cercherò di bravo. impreziosirlo il più possibile per renderlo un oggettino anche quello da collezione, volendo. Marco, io ti dico subito, i diabolici, a differenza di tutti gli altri collezionisti, sono di più, molti di più. È così la verità, molti di più. E comprano tutto. Quindi io credo che le tue tavole andranno a ruba. Cioè, ci sono tantissimi Ma tanto diabolici. penso. No, scusami, scusa, ti ho No, interrotto. vai, vai, vai. Penso che le farò anche più grandi, Bravo. perché cioè, Bravo. essendo la vista ormai sempre più carente, ho bisogno di lavorare su formati, per fare un buon lavoro, ho bisogno di lavorare su formati più grandi. Quindi saranno tavole a due vignette, ma abbastanza grandi. Giusto, Quindi sarà ancora più apprezzato. a voglia, sto scherzando. Quindi ti sei sentito già con Di Bernardo? Ok, ottimo questa cosa, questa notizia mi piace tantissimo. Sì, mi ha detto che fra un po' comincerà a scriverlo. Sì. Anche perché poi sì, allora ragazzi, quelli che possiamo dire, l'abbiamo già detti, poi man mano lo dirò, Gomboli, Bianchini, Di Bernardo, poi ce ne sono altri 4, altri 5 che non voglio nominare ancora, perché sennò l'anno prossimo Pasqualini. che... No, no. L'anno prossimo non riusciamo a... Che cazzo lanciamo? Niente, cioè, diciamo tutto adesso non è cosa. Basta. C'è da ribadire il concetto l'anno prossimo. Ribadiamo il concetto, dillo tu, mi sto Tra l'altro, scordando. noi Ah! adesso abbiamo fatto questa campagna di vendita dei libri adesso, anche perché c'è Lucca. Poi dopo la riprenderemo se avanzeranno dei libri, penso di avanzeranno sicuramente. Penso che la riprenderemo verso Natale, così se Sì, qualcuno facciamo. vuole utilizzarla per fare dei regali, può essere una cosa piacevole. Certo. Potremmo mettere proprio qualcosa in più vicino, Io poi me li vicino. porterò alle fiere, sicché insomma. Certo. Va bene, è stata una bellissima diretta. Io sono tornato dopo un Pieno di sorprese. piena di sorprese. Anche il blackout è stato. Anche il blackout, ti sto In un dicendo attimo ho che... pensato che era Diabolica che veniva a casa mia. Infatti l'ha detto. Allora l'ha detto proprio, ha detto proprio così. E la vendetta di Diabolica, Alessio Bottrighi. Poi Alessio è stato uno dei primi a prenderlo. C'è stato Pecchia, Castagnino, Frontalini, e poi è arrivato subito dopo Bottrighi. Quindi hanno fatto manco in tempo a prendere a Lucca, perché mi dispiace questo. Sì, no, ma io a Lucca porterò solamente questi, eh. Ne porterò uno white bianco per farlo Fallo vedere. vedere, bravo, Per farlo bravo. vedere, però non potrò farli lì, ovviamente. No, Quindi lo porterò per vederlo. Se qualcuno preferisce la white, poi gliela farò con calma. Però bene. questi, invece, se qualcuno interessa prenderlo a Lucca, lo può prendere a Lucca. Finché ce li ho, li può prendere. Saranno esposti lì sui tavolo, sul banco dell'Accademia. Se non ci sono io, può essere pagato ai ragazzi che ci sono in quei 2 giorni, perché non è che starò sempre lì, sempre. Va bene. Allora, Marco, Scusate chiudiamo. lo sbadiglio. Sì, non ti preoccupare. Allora, è andata benissimo. Abbiamo parlato di tutto. Sono felicissimo di aver fatto la diretta con te. Abbiamo parlato di tanta roba. Niente, ci becchiamo
Ci becchiamo presto. Grazie a tutti il pubblico per aver seguito. E ripeto, Ci sono stati dei www.losferatore.it. commenti, io non li ho letti, ma spero Sì, ci sia. ci sono, ci Ci sono. sono stati commenti positivi. Ecco, ci sono i commenti. E niente, ci aggiorniamo a telefoni e te come sempre, insomma. Va bene? Ciao Prendi ragazzi! L'ho l'antistaminico. preso adesso. Non te ne sei accorto, ho preso. Ciao ragazzi!